Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi vorrei parlarmi di quello che secondo me è uno dei più bei RPG per telefono che ci sia ad oggi per cellulare. Sto parlando esattamente di Exiled Kingdoms, che mi ha fatto subito innamorare già solo vedendo le immagini del gameplay, perché mi ha fatto fare un salto indietro nel tempo, quasi alla fine degli anni 90, quando giocavo ai primi Diablo ed ero praticamente minuscolo. Ormai è più di un mese o forse quasi 2 mesi che ce l'ho installato sul cellulare e ci spendo svariate ore del mio tempo, sia quando sono a casa, sia quando mi trovo fuori e insomma sto aspettando il bus, sto aspettando qualcuno che mi viene a prendere, il dentista e quant'altro. Questo perché il gioco mi ha appassionato fin dal primo minuto di gameplay. La storia è ambientata in un universo fantasy più o meno medievale in cui ci sono troll, goblin, maghi, chierici e tutta quella roba che chi come me, amante di Dungeons and Dragons, non vede l'ora di grindare alla grande. La storia è molto semplice perché vestiremo i panni di questo avventuriero, che è il nostro protagonista, che si dovrà dirigere in una città del regno di Varsilia perché ha ricevuto un'eredità da un lontano parente che lui non conosceva neanche. Il tutto è davvero tipico per i giochi di questo genere, perché poi da semplice riscossione dell'eredità veniamo a scoprire la vera identità di nostro zio, di conseguenza anche la nostra, e senza spoilerarvi troppo, il futuro del mondo fondamentalmente è nelle nostre mani. Tutto questo però è a disposizione solo per chi ha comprato la versione completa, cosa che io ho fatto subito, almeno dopo un paio di giorni di gioco, perché per 5€ ho sbloccato tutte le classi, ma soprattutto ho sbloccato il 100% della storia e delle quest secondarie. Poi, se ci pensate, il prezzo è onesto e mi piace l'idea di poter sostenere questo studio che ha fatto un lavoro eccezionale. Ma perché? La prima cosa è l'aspetto gioco di ruolo, narrativa e caratterizzazione dei personaggi. Sulla nostra strada, raga, incontreremo un sacco di persone con cui possiamo interagire, amici, nemici, che ci offriranno il loro aiuto o che dovremo aiutare a nostra volta tramite delle piccole quest o risolvendo qualche indovinello che, raga, a dirla tutta, in certi casi non sono neanche semplicissimi, ci si deve sbattere la testa. Quest'infinità di linee di dialogo si accompagna con un sistema di reputazione per le gilde dei maghi, per le città e i regni con cui interagiremo, il che naturalmente cambierà il decorso del gioco, perché ovviamente le scelte che facciamo impatteranno l'universo di Exiled Kingdoms. Per cui potremmo scegliere di essere i paladini dei tre che cercano di diffondere il messaggio di pace e amore o lavorare al servizio della Mano Nera, una congrega di mercanti e maghi che lavora per i propri interessi. Tutti questi NPC sono caratterizzati benissimo, alcuni di questi potranno seguirci durante il viaggio e ci daranno accesso a delle feature molto particolari. Ad esempio, mi trovavo con un ladro in un dungeon pieno di trappole, ho potuto sbloccare le trappole di veleno, il che sarebbe stato impossibile senza la presenza di un personaggio di questa classe. Il secondo aspetto più importante è la vastità del mondo di gioco. Uno non si aspetterebbe che un gioco per cellulare sia composto di così tante aree di gioco, le quali a loro volta possono portare a dungeon altrettanto enormi che magari si formano su più livelli e che saremo costretti a visitare più di una volta per completare le nostre missioni, per lottarli interamente e per scoprire tutti i loro segreti. E proprio a proposito di questi ultimi, bisogna sempre stare attenti, bisogna farsi guidare dalla curiosità, dallo spirito avventuriero, perché in alcuni casi non trovare una stanza segreta potrebbe addirittura significare non riuscire a finire una missione. E poi raga, per finire c'è tutto il resto, varie classi da cui scegliere, le quali hanno delle sottospecializzazioni tipiche degli RPG, quindi possiamo essere dei tank, possiamo essere dei full DPS, l'impossibilità di salvare all'interno dei dungeon, che è una meccanica old school, che a me fa impazzire perché praticamente dobbiamo salire di livello come player, piuttosto che come semplicemente personaggi, in modo da sviluppare la strategia giusta per lottare un intero dungeon, un intero labirinto o quel che sia. Non a caso, infatti, la citazione iniziale di Diablo, secondo me, qui calza al pennello proprio per tutti questi motivi e anche per la grafica, che nonostante sia minimalista, volutamente, a me fa impazzire.
E poi non dimentichiamoci ancora una volta del prezzo. Per 5 euro avremo ore ed ore di gioco. Io poi sto già pensando a quando ricomincerò il gioco una volta che avrò finito la storia, perché non vedo l'ora di riprovare tutte le strade e tutte le scelte che gli sviluppatori hanno messo lì per noi. Per tutti questi motivi, secondo me questo è uno dei migliori RPG per cellulare che ci sono al momento. Fammi sapere con un commento se sei d'accordo con me, se hai testato altri RPG che vale la pena testare e se hai mai giocato già a Exiled Kingdoms. Iscriviti, attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video targato Gonzo Jazz Gaming. Grazie mille di cuore a tutti e buona caccia!